Ciao a tutti amici, benvenuti ad una nuova avventura chiamata Futura. Io sono Manuel e oggi è lunedì. Essendo lunedì ho notato che da un po' di volte a questa parte cerchiamo sempre su Aerion di mettere dei titoli horror. Non lo facciamo apposta, capitano di lunedì e oggi non manchiamo al consueto appuntamento. Infatti oggi andremo a vedere Blackberry. È un titolo indipendente, costa poco più di 7 euro e lo potete trovare solo su Steam. Dunque, una coppia ha deciso di abbandonare la vita frenetica della città per darsi alla silvicoltura. Quindi va a vivere in un posto tranquillo, in mezzo alla foresta, solo che da qualche tempo a questa parte non si sa nulla di loro. Arriverà un detective e dovrà cercare di risolvere il mistero. Potremmo definirlo un horror psicologico, in quanto l'ambientazione è molto cupa e tetra. Sarà un gioco naturalmente basato sulla prima persona, dovremo cercare di risolvere dei puzzle e degli enigmi naturalmente per poter procedere. Più si procede più cominceranno ad esserci delle domande. Che legami avremo con queste persone scomparse e ciò che accade nella foresta? Chi è questa, diciamo, questo fantasma di questa persona che appare sempre a fine turno? Che legami avrà? Tutte queste risposte naturalmente le avremo finendo il gioco. Un gioco però che presenta più di un finale, quindi non avendo una longevità molto lunga ci dà la possibilità di rigiocarlo più di una volta. Non è presente la lingua in italiano, ma state tranquilli perché anche dal punto di vista dei sottotitoli non è molto complicato. Se amate il genere e vi piacciono le avventure investigative barra horror, questo titolo fa il caso vostro. Un peccato solamente per il sonoro dei passi, perché risulta un po' troppo, passatemi il termine, grossolano e a lungo andare può risultare un attimino fastidioso. Detto questo, vi ringrazio per essere stati con noi. Spero che verrete a trovarci su aerion.it nella sezione Games, mi raccomando Aerion con la Y dopo la A, e seguiteci anche la nostra pagina di Steam. Grazie per essere stati con noi e alla prossima!